adesso dovremmo esserci. Va bene, siamo in diretta, partiamo quindi con questo terzo incontro del nostro ciclo sulle trasformazioni del lavoro. Buonasera a tutte le persone che ci seguono, che sono in ascolto in questo momento, e quelle che ci ascolteranno eventualmente visualizzando la registrazione della serata odierna. E questo è il punto, il terzo incontro del ciclo formativo che abbiamo intitolato Il lavoro che cambia, con il quale ci siamo proposti di affrontare le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro. Il nostro ospite principale di questa sera è Paolo Barrucci, docente di sociologia generale e politiche sociali all'Università degli Studi di Firenze, che ringraziamo per la disponibilità che ha mostrato nei confronti della CUB. Le sue riflessioni saranno sollecitate da domande e testimonianze proposte dai componenti. Il nostro studio virtuale, che stasera ospita oltre a me, faccio a te Alfonso, faccio parte della segreteria nazionale CUB, anche Mattia Scolari della Laica CUB di Milano, Enrico Mandelli, operaio dei servizi Rosa Grande Star Hotels, Fabrizio Portaluri, operaio di produzione della Pirelli, e Fabio Scolari, che fa parte del centro studi della CUB. Le persone che ci seguono su Facebook possono interloquire con noi attraverso la chat, per rivolgere domande o formulare commenti. Chi volesse approfondire il lavoro del nostro ospite può leggere le sue pubblicazioni che ricordo per chi ne appunto fosse interessato. Fattore lavoro e qualità totale tra innovazione e mutamenti organizzativi. Del 96, economia globale e sviluppo locale per una dialettica della modernità avanzata. Del 98, le divisioni del lavoro sociale, dagli spilli di Smith alle catene trasnazionali del valore. Del 2016, edito da Franco Angeli. In questo ciclo di incontri stiamo conducendo una riflessione generale sul lavoro e i suoi cambiamenti. La prima domanda, che può anche risultare ovvia, sorge in relazione alla natura di questa attività specificamente umana nell'ambito della formazione sociale data. In altre parole, si riferisce alla funzione e al senso del lavoro umano nelle società capitalistiche contemporanee, quelle che noi abitiamo. Ad essa si associano interrogativi sulla forma di erogazione del lavoro nel tempo, cioè su come questo sia stato diviso, scomposto e riorganizzato, per quali scopi e con quali conseguenze sulla classe lavorativa. Cerchiamo di dare risposta a queste domande perché riteniamo che siano la premessa necessaria per comprendere l'attuale condizione di soggezione dei lavoratori e anche per ripensare i modi della loro organizzazione nella società moderna e mettere a punto un'efficace strategia di azione sindacale. Negli appuntamenti precedenti abbiamo trattato con Riccardo Antunes e Lidia Greco il modo in cui la classe lavoratrice è stata ridefinita su scala mondiale negli ultimi decenni e come in contemporanea le imprese capitalistiche abbiano modificato la loro struttura interna di funzionamento. Oggi chiediamo a Paolo Barrucci di aiutarci a situare in una prospettiva storico-politica questi cambiamenti. È noto infatti che la riorganizzazione mondiale del capitalismo e la svolta neoliberale avviata nella seconda metà del secolo scorso siano fondate anche su un percorso di colonizzazione ideologica delle classi subalterne e della società in genere. Perciò, come ci ha ricordato Antunes, non sono mancati studiosi occidentali che in vari modi si sono dedicati a celebrare la fine del lavoro e della centralità della classe operaia o comunque del lavoro nella nostra società. Tra questi vi fu chi si spinse pure a prognosticare la fine della storia, argomentando che le società liberali rappresenterebbero la tappa definitiva della storia umana, una condizione dalla quale non sarebbero possibili arretramenti in peggio. Evidentemente ignorava il moto autorigenerativo incessante del capitalismo, il suo attraversare periodiche crisi di sovrapproduzione e il processo per cui nello stesso momento si gettano sul lastrico masse crescenti di lavoratori e lavoratrici per offrire al capitale la possibilità di ripensare complessivamente i propri meccanismi di valorizzazione attraverso la rimodulazione dello sfruttamento del lavoro. Insomma, è anche utile ricordare che il nostro Presidente del Consiglio
nel discorso di insediamento ha parlato della necessità di lasciare libera, di dare sfogo alla forza distruttiva e creatrice del capitalismo. Una serie di mistificazioni utili, teoriche, ma utili a veicolare l'idea che il sistema capitalistico uscito vincente dalla guerra fredda fosse non soltanto l'unico orizzonte possibile, ma anche la sola via per garantire lavoro e benessere. È evidente che costoro, le cui idee raggiungevano il massimo richiamo a cavallo tra il XX e il XXI secolo, proiettavano visioni apologetiche dello sviluppo capitalistico e contribuivano al declino della capacità di iniziativa del movimento dei lavoratori. Un muoversi contemporaneamente alla costruzione della fortuna e dell'ascesa del modello capitalistico vigente. Muoversi in direzione opposta degli strati della società e degli interessi di cui sono portatori, che dimostra in modo plastico l'esistenza della lotta di classe, che rappresenta la società capitalistica come il vasto campo in cui si conduce quella battaglia. Non a caso in quegli anni si trova la sua ragione di costituzione, la CUB, in opposizione alla deriva moderata del movimento sindacale di allora e con l'obiettivo di offrire ai lavoratori un'organizzazione che ne difendesse gli interessi e le condizioni di vita e lavoro contro l'offensiva neoliberale e in netta alternativa a quel lungo percorso che ha poi condotto CGIL, CISL e UIL a continui arretramenti sul piano dei diritti e del salario, oltre che ad essere garanti della pace sociale. Iniziamo in quel periodo, in linea con quanto ci legava alle tradizioni migliori della storia del movimento operaio italiano, allo sviluppo di una riflessione teorica e politica che da un punto di vista classista ci permettesse un confronto alla pari con le controparti sociali, istituzionali e gli avversari politici. Una riflessione che proseguiamo ancora oggi con questi appuntamenti, ben sapendo che il nostro sforzo di approfondimento teorico è legato essenzialmente a una scommessa politica: promuovere il necessario ripensamento di una strategia di azione sindacale che sia efficace a partire proprio dallo studio attento sia dei diversi modelli di organizzazione del lavoro, sia del loro impatto sulla struttura della classe lavoratrice e sull'insieme di idee e valori che permeano il mondo dei lavoratori salariati. Insomma, in questa fase di grandi cambiamenti e di soluzioni innovative nell'organizzazione della produzione, riteniamo di dover indagare la strutturazione della nuova classe della classe lavoratrice, chiedendoci se e come questa sua composizione tecnica ne influenzi le capacità di lotta e di resistenza, tanto nel nostro paese quanto nel resto del mondo. Questo anche per provare a capire quanto le più moderne tecnologie digitali stiano aiutando il capitale non solo a standardizzare sempre di più il lavoro, ma anche a controllarlo in forme sempre più sofisticate, tanto da spingere il tempo di lavoro ben oltre i suoi limiti contrattuali per portarlo a coincidere con quello di vita, come accade per il lavoro a domicilio, che non a caso in Italia è stato battezzato smart working, negli altri paesi non si chiama lavoro furbo, ma si chiama lavoro a distanza, o per il lavoro tramite piattaforme digitali. Credo di avere, insomma, usato abbastanza del tempo utile per la nostra riflessione, quindi passerei la parola a Paolo Barrucci affinché ci aiuti nel lavoro di indagine che ho cercato di delineare fin qui. Grazie. Bene, buonasera a tutte e a tutti, grazie a Natale per questa introduzione molto interessante. I temi sono molti, quindi mi sono stati proposti, cerco di contenermi nel tempo, ma chiedo agli organizzatori di, quando sono passati 25 minuti, io poi la sveglia la metto ma non la guardo, di darmi una voce in modo che vada a chiudere. Molte delle cose che dirò, peraltro, Fabio Scolari le ha dette molto bene nei suoi saggi, quindi vi invito a leggerli, che sono una buona sintesi di tutte le questioni che tratteremo oggi. Partirei da alcune premesse che non so se posso dare per scontato, ma diciamo cercherò di farlo velocemente. Allora, premetto che sono tra i pochi che ritengono che
i pochi almeno nell'Accademia, specialmente in Italia, tra i pochi che ritengono che per comprendere il capitalismo e le sue trasformazioni non si possa fare a meno della teoria marxiana. Okay? Quindi questo è l'impianto su cui io studio, ricerco e rifletto su questi temi. E a proposito di Marx, la prima premessa che volevo fare riguarda il tema del comando sul lavoro. Allora, il comando sul lavoro è condizione necessaria per l'accumulazione. Colari ha detto molto bene nei suoi saggi. Mi sta tornando un ritorno delle mie parole. Ora penso Sì, che. vai Paolo, perché Natale non aveva spento il microfono. Ah, ok. Dicevo, questo riferimento al comando sul lavoro è centrale appunto perché con Marx possiamo ricordare che la direzione capitalistica ha sempre una duplice natura. Da una parte la direzione si presenta come normale funzione di direzione, Marx per esempio il Capitale fa gli esempi del direttore d'orchestra e quant'altro. Dall'altro, quindi che ogni cooperazione ha bisogno di una direzione, dall'altro la direzione capitalistica dirige un processo di produzione che deve permettere una valorizzazione del capitale impiegato, cioè deve garantire il massimo sfruttamento possibile della forza lavoro impiegata. Per questo la direzione capitalistica, scrive Marx, non può che essere dispotica. Okay? E questo al di là della soggettività del capitalista. Il singolo agente capitalista si può autopensare come misericordioso, però la sua direzione non può che essere dispotica. Appunto perché, come Marx ci ricorda, i capitalisti non sono altro che agenti del capitale o agenti della logica su cui si regge e si riproduce il capitalismo. Questa funzione di direzione è talmente importante che poi col tempo, con le trasformazioni del capitalismo, dovrà essere assunta questa funzione da un personale specializzato, dirigenti e managers, che garantiscono appunto l'effettività del coordinamento, della sorveglianza, del controllo sul processo lavorativo, sul modo con cui si impiega la forza lavoro. Quindi questa direzione, questo è un altro punto importante, secondo me, è assunta dal capitalista proprio in virtù del potere sociale che la borghesia capitalistica a un certo punto detiene sul piano dei rapporti di forza a livello sociale. Ossia per il fatto che a un certo punto la borghesia si forma appunto la borghesia capitalistica in quanto proprietaria di mezzi di produzione. Infatti Marx scrive: il capitalista non è capitalista perché è dirigente industriale, ma diventa comandante industriale perché è capitalista. Il comando supremo nell'industria, sto citando, diventa attributo del capitale, come nell'età feudale il comando supremo di guerra e in tribunale era attributo della proprietà fondiaria. Quindi è il suo potere sociale che gli permette di assumere questa funzione dispotica di direzione del lavoro e di utilizzo della forza lavoro. Ancora Marx, il capitale non può fare a meno di mettere sottosopra le condizioni tecniche e sociali del processo lavorativo, cioè lo stesso modo di produzione, per aumentare la forza produttiva del lavoro, per diminuire il valore della forza lavoro mediante l'aumento della forza produttiva del lavoro e per abbreviare così la parte della giornata lavorativa necessaria alla riproduzione di tale valore. Qui c'è tutto il riferimento a teoria dello sfruttamento, che ora non vado ulteriormente a precisare dandolo per scontato, però quindi questo ci permette di focalizzare su un altro concetto che è appunto quello di produttività. Cioè la logica capitalistica è impegnata nella ricerca della massima produttività. Questo è un elemento strutturale che non cambia con le trasformazioni del capitalismo. Okay? Produttività che in termini marxiani si può leggere come sfruttamento, okay? Che può avvenire, anche qui salto tutta una serie di passaggi sulle modalità di distorcere il plusvalore e così via.
Dico soltanto che ci sono, sono circolate e circolano teorie di vario tipo anche su questo. Io ritengo che le modalità di estorsione del plusvalore non sono sostitutive nella storia del capitalismo. Okay? Quindi non è vero, come anche in campo marxista qualcuno ha scritto, che per esempio i metodi del plusvalore relativo sostituiscono quelli del plusvalore assoluto. Così come il toyotismo non cancella la schiavitù. Allora, ci sono in varie epoche o in varie congiunture della storia del capitalismo, o in varie fasi anche più strettamente del capitalismo, delle dominanze, ok? Però non sono mai completamente sostitutivi, neppure di metodi precapitalistici di produzione. Questa come premessa. Allora, per discutere, come ci invitava Natale a fare, sulle trasformazioni del lavoro, delle divisioni del lavoro nel capitalismo, sempre per questi elementi concettuali di premessa, ricordiamo velocemente un'altra coppia concettuale, diciamo così, che è quella con la quale distinguiamo la divisione sociale del lavoro dalla divisione autoritaria del lavoro. Col termine autoritaria riprendo il riferimento al dispotico di cui ci diceva Marx. Per divisione sociale del lavoro si può intendere quel processo che è un processo di differenziazione sociale, quel processo attraverso il quale vengono suddivise e distribuite le diverse funzioni nella società. E qui la divisione del lavoro inizia con la storia dell'umanità. Ma noi ora ci occupiamo della storia dell'umanità, ma della storia del capitalismo. Nella società capitalistica, i diversi modi in cui il lavoro è socialmente diviso sono determinati in ultima istanza dalla distinzione tra proprietari e non proprietari dei mezzi di produzione, quindi dai rapporti sociali di produzione, che nel capitalismo appunto sono caratterizzati dalla proprietà privata di questi mezzi. Quindi la divisione, l'elemento fondante della visione sociale del lavoro nell'ottica marziana è questa separazione e contrapposizione tra proprietari dei mezzi di produzione e non proprietari. Questo elemento fondante poi condiziona tutte le altre forme e le modalità della divisione sociale del lavoro, quindi la divisione in professioni e così via, le divisioni di genere, la divisione tra lavoro intellettuale e manuale e quant'altro. Dall'altro lato, ma non sono separati, e non ci sarà tempo di magari di raccontarvi l'integrazione, ma insomma i rapporti, però dall'altro lato noi dobbiamo pensare alla divisione del lavoro nei termini della divisione del lavoro che avviene dentro i luoghi di lavoro, cioè la divisione del lavoro dentro il processo lavorativo diretto capitalisticamente, e chiamiamo questa divisione come appunto divisione autoritaria del lavoro. Questa storicamente la divisione autoritaria del lavoro, quando si comincia a formare e quando si comincia a diffondere e a generalizzarsi con lo sviluppo della manifattura, della prima manifattura, ossia quando si passa dalla figura del mercante imprenditore a quella del capitalista imprenditore, che inizia a concentrare in un luogo, in uno spazio per un tempo definito, una certa quantità di manodopera sotto il proprio comando. Vabbè, poi semmai se poi vi interessa questa cosa possiamo approfondire questo elemento storico, però diciamo all'inizio il comando sul lavoro è un comando limitato appunto alla concentrazione in uno spazio per un dato tempo, cioè all'inizio il lavoro continua a svolgersi in modalità quasi artigianali. E la storia che è interessante è appunto come si sviluppano, e quello di cui cerchiamo di parlare, le tecnologie organizzative, io le chiamo, di comando sul lavoro, come cresce il comando sul lavoro e si fa via via più sofisticato. E,
Parlo di tecnologie organizzative, bene precisare anche questo, perché anche qui nel tutto il dibattito secolare, no, che c'è stato su questi temi, sul rapporto uomini e macchine e così via, ci sono posizioni diverse, differenziate. Per esempio, posso citare Turenne, no, la ricerca alla Renault, e l'impianto turiniano di quella ricerca era fondato sull'idea che la tecnologia fosse una variabile indipendente, okay? Quindi sulla base delle trasformazioni delle tecnologie utilizzate in fabbrica, in questo caso, si modificavano, si modificava l'organizzazione del lavoro, si modificava anche la condizione, del lavoratore nei luoghi di lavoro. E secondo me questa impostazione non è corretta come altre, appunto perché dobbiamo sempre pensare, la tecnologia ampiamente intesa, quindi macchine, ma anche software, eccetera, eccetera, sempre insieme, ai metodi con cui viene organizzato il lavoro. A volte, in certi momenti, in base a determinate scelte, no, che il capitale fa, questi due elementi non sono perfettamente in armonia. Io non lo potrò qui approfondire, però, per esempio, l'esperimento della Fiat fatto a Cassino e in altri stabilimenti della fabbrica ad alta automazione, su questo punto ha avuto degli inceppamenti. Cioè, diciamo, la direzione Fiat non è riuscita a armonizzare adeguatamente l'utilizzo di tecnologie su base digitale, anche molto sofisticate, con le tecniche e tecnologie di comando della forza lavoro in senso stretto, cioè di organizzazione del lavoro. Il che non significa, come qualcuno ha scritto, che quell'esperienza fatta da Fiat in Italia sia stato semplicemente come dire, sia rubricabile semplicemente come qualcosa che è andato male, detto un po' banalmente, perché in realtà ha rappresentato una fase di sviluppo delle trasformazioni delle tecnologie organizzative in fabbrica della Fiat che sono servite poi per pensare anche alla fabbrica integrata. Quindi gli esperimenti messi in atto a Melfi a Prato della Serra all'inizio degli anni 90 e poi per le successive trasformazioni. A questo punto vorrei dire due cose, ormai il tempo vola, velocemente su terrorismo e fordismo. Allora, innanzitutto anche qui dobbiamo essere consapevoli che dovremmo parlarne al plurale, eh? Cioè una cosa è leggere le opere, fra virgolette, gli scritti, diciamo così, dell'ingegner Taylor o del capitano di industria Henry Ford, una cosa è andare a vedere poi come il modello ha avuto applicazioni anche molto diverse nei diversi contesti, ok? E questo vale per il telefordismo, ma vale anche per il toyotismo e la produzione snella, quindi andrebbero tutte, diciamo, nominate al plurale, pur sapendo che ci sono degli elementi comuni all'interno di questa differenziazione. Il taylorismo dove si sviluppa? Ovviamente anche qui dobbiamo evitare, no, visioni idealistiche, no? Cioè non è che il taylorismo si sviluppa perché a un certo punto c'è questo Taylor che è andato a lavorare in una fabbrica e si è inventato il modello. Certo, Taylor ha inventato un modello di organizzazione del lavoro, ma non si sarebbe diffuso da nessuna parte se le condizioni strutturali dello sviluppo capitalistico non avessero avuto bisogno e opportunità di utilizzare quelle idee, quelle tecniche, quei modelli. E ci devono essere appunto anche, affinché un'idea si concretizzi, ci devono essere una serie di condizioni strutturali che arrivano a maturazione. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, si assiste, diciamo, sul piano delle tecnologie, come ho detto prima, industriali, in questo caso specialmente riferite alle macchine, a un passaggio di egemonia, soprattutto nella fabbricazione delle macchine utensili, dall'Inghilterra agli Stati Uniti.
macchine utensili automatiche molto specializzate e veloci, che poi saranno considerate la base appunto del sistema americano di produzione. Siamo in una fase in cui si stanno avviando nuove possibilità per la produzione di massa. La standardizzazione delle procedure e dei prodotti, un'accentuata meccanizzazione, la possibilità di intercambiare più facilmente le parti durante il processo lavorativo, le tecniche di sincronizzazione, di sviluppi dei primi processi lavorativi a ciclo continuo. Tutto questo sono precondizioni e insieme caratteristiche appunto dell'avvento della cosiddetta produzione di massa. Che cosa significa produzione di massa? Significa che alcuni beni durevoli considerati di lusso, come per esempio l'automobile, diventano, grazie all'abbattimento dei costi di produzione, alle nuove tecnologie, all'economia di scala e all'allargamento dei mercati ed una grande disponibilità di manodopera a basso costo. Non ci dimentichiamo che lo sviluppo degli Stati Uniti si deve in buona parte anche alla grande immigrazione di quel periodo, per esempio, e quindi la possibilità di trasformare questi beni di lusso in beni di consumo di massa, ossia di merci che possono essere acquistate da strati più larghi della popolazione. Taylor e la sua equipe si spostano per il mondo a proporre il proprio modello, incontrano spesso una forte resistenza operaia, che Taylor nega nei suoi scritti, dice che il suo modello piaceva a tutti, insomma, e però comunque comincia a diffondersi. Quello che poi fa fare il salto di qualità è, come è noto, la scelta di Henry Ford di utilizzare la catena di montaggio che aveva visto in una fabbrica di carni e utilizzarla, perché non l'ha inventata lui ovviamente, e utilizzarla nella fabbricazione delle sue automobili. Anche qui qualche dato velocemente, vi dico prima allora, qualche altra cosa su Taylor, per non dare troppe cose scontate. Fra l'altro qui siamo in una fase in cui cominciano a svilupparsi anche le grandi aziende con più di 1000 addetti, cresce la verticalizzazione, l'integrazione dell'impresa, quindi una serie di trasformazioni che fra l'altro hanno fino a un certo punto a che vedere con l'esperienza soggettiva di Taylor, perché Taylor aveva fatto esperienza di lavoro operaio e poi è diventato dirigente in una media impresa dove in qualche modo i rapporti anche con la forza lavoro erano ancora di un certo tipo e non quelli che poi si instaurano in una grandissima azienda con più di 1000 addetti, per esempio. Però siamo in una fase comunque diciamo, rispetto al mercato dell'automobile, alla possibilità di pensare, come qualcuno ha scritto, a mercati illimitati, cioè nella misura in cui io riesco attraverso appunto con la catena di montaggio a abbattere i costi, a pagare poco la forza lavoro, a sfruttarla molto, come diceva Ford, io posso vendere il mio modello T del colore che il cliente vuole, basta che sia nera. Quindi questo dà l'idea del predominio dell'offerta, totale predominio dell'offerta sulla domanda. Salto sempre per motivi di tempo tutta diciamo, il racconto su quella che è una specie di filosofia e antropologia di Taylor, cosa pensa del lavoro umano, perché sostanzialmente vi dico solo questo, che secondo Taylor l'uomo è naturalmente infingardo, cioè cerca di lavorare il meno possibile, quindi va stimolato con una serie di strumenti, l'unico strumento che l'essere umano ascolta è il denaro. Non si tratta di pagarlo di più, ma si tratta di pagarlo di più, ottimo differenziale, se il lavoratore rispetta adeguatamente il task. Che cos'è il task? Appunto è il compito. Il compito viene definito dall'organizzazione, la direzione di impresa attraverso lo studio tempi e metodi, e come si arriva nel taylorismo alla definizione dei task, scomponendo
e studiando o nel processo lavorativo ogni fase di lavoro e ogni metodo di lavoro, al modo di trovare, individuare l'uomo giusto al posto giusto, scriveva Taylor, e quindi far sì che ogni lavoratore sia impiegato in una menzione il più possibile semplificata, come sapete poi con il fordismo ancora più chiaramente, da ripetere una serie di volte durante la giornata lavorativa. Quindi indubbiamente una caratteristica del taylorismo è la parcellizzazione della mansione e quindi la sua dequalificazione, fra virgolette. Dequalificazione rispetto a cosa? Rispetto a una mansione più ricca, più composta, che era quella dell'operaio di mestiere precedente, per non parlare dell'artigiano precapitalistico. Quindi certamente questo è un elemento, ma i quattro principi, diciamo, fondamentali di quella che Taylor chiamò il suo modello scientific management, cioè organizzazione scientifica del lavoro, la chiamò scientifica per dare legittimità alla propria proposta, cioè la razionalità è l'elemento caratterizzante di questo modello, e la razionalità può essere agita solo da direzione di impresa. L'essere umano al lavoro non è portatore di razionalità. Taylor con la sua pseudoantropologia lo spiega anche, cioè il lavoratore non è in grado di fare insieme, di pensare, quindi pensare deve essere una funzione che va data a qualcun altro, appunto alla direzione di impresa. E quindi dicevo, gli elementi caratterizzanti sono appunto la rigida definizione dei tempi e dei metodi di lavoro per individuare il task management, quindi il compito che deve essere affidato a ogni lavoratore, la definizione di criteri e procedure scientifiche per reclutare la manodopera, che non poteva essere più reclutata, scriveva Taylor, con il lancio della mela al di là dei cancelli, chi acchiappava la mela entrava a lavorare, l'instaurazione, scrive ancora, di relazioni improntate non più alla minaccia, poi pensate alla traduzione del terrorismo, anche da noi, ai tempi di Valletta per esempio, ma alla cordiale collaborazione fra direzione d'impresa e singolo lavoratore, cioè l'idea è che comunque è detta esplicitamente da Taylor che il sindacato è portatore di irrazionalità, perché irrazionale è pensare di confliggere intorno al lavoro, c'è comunità di intenti. Quello che ancora i lavoratori e soprattutto i sindacati non capiscono è che basta rendere più grande la torta, il surplus, quello che siamo in grado di produrre, e con una torta tanto grande non ci sarà più nessuna ragione di conflitto intorno alla torta stessa. Ovviamente questa è quasi naif, no? Però poi queste idee naif, se ci sarà tempo vi farò vedere, si riproducono nella storia del capitalismo fino ai nostri giorni, sotto magari spoglie più sofisticate. E quindi anche l'idea di costruire un rapporto molto individualizzante con il lavoratore, fra la direzione capitalistica e il lavoratore. E poi la ristrutturazione completa della gerarchia di fabbrica, lui la chiama organizzazione funzionale, che appunto è un altro di quegli strumenti che permettono la totale separazione, almeno nel modello, tra l'ideazione e l'esecuzione, che sono espressioni che fra l'altro appunto usa anche Braverman, critico marxista fra l'altro del taylorismo, che ci raccomanda appunto nel suo testo del 74 di utilizzare questa coppia di azione ed esecuzione piuttosto che lavoro manuale e lavoro intellettuale, proprio perché il lavoro esecutivo può essere fatto anche con la testa, e noi abbiamo esempi quanti ne vogliamo al giorno d'oggi, lavorare in un call center è un lavoro esecutivo, ma non lo fai col sudore dei muscoli, lo fai con la tua capacità comunicativa. E d'altra parte anche Max Weber, in scritti a cavallo tra i due secoli, aveva già visto questa differenza, questa possibilità. L'altro elemento poi è che l'organizzazione scientifica del lavoro si basa sulla one best way, cioè che esiste sempre un unico metodo migliore di tutti gli altri per fare le cose,
E questo, diciamo, è un principio generale, trasversale a tutto lo scientific management. Ci sono altre cose interessanti che salto sul fatto che, per esempio, Taylor raccomandava di studiare comunque i comportamenti lavorativi, perché alcuni modi di lavorare, benché l'uomo è irrazionale, potevano essere utili e quindi dovevano diventare addirittura norme dell'organizzazione scientifica del lavoro, i trucchi utili a cosa? Ad aumentare appunto la produttività, che però erano presenti e prodotti dai lavoratori e dalla loro cooperazione autonoma. Quindi questo è un altro elemento da tenere presente, su cui poi nel dibattito, se non ci sarà tempo ora, tornerò. E quindi, nonostante questo, appunto, l'idea è, ripeto, che la discrezionalità e l'autonomia del lavoratore sia di per sé irrazionale. La direzione capitalista è in grado perfettamente di proceduralizzare, prendiamo confidenza con questo termine, ogni atto lavorativo. Nella misura in cui il lavoratore si attiene alle procedure, rispetta il task e avrà quindi magari diritto anche a un surplus salariale. Quindi, in definitiva, sul Taylor Fordismo cosa si può dire? Anche qui, se volete, poi parleremo della favola dei $5 al giorno, secondo il quale Ford avrebbe pagato i salari più alti a quell'epoca in tutta l'industria statunitense. Una vera e propria favola, ma insomma, nel caso lo lascio ai vostri interessi nel dibattito. Il Taylor Fordismo, diciamo, è quel modello che ha portato alle più estreme conseguenze la divisione autoritaria del lavoro, nel senso che ha portato alle più estreme conseguenze la separazione tra ideazione ed esecuzione. Il dibattito che si svilupperà poi successivamente nel Novecento intorno ai metodi di organizzazione del lavoro sarà il seguente: questa scomposizione che si è avuto col Taylor Fordismo, visti i cambiamenti, le trasformazioni del modo di operare del capitale, dei mercati, la globalizzazione, chi più ha più ne metta, il post-fordismo, tutte queste espressioni che vogliono dire poco o nulla, stanno forse comportando una ricomposizione del lavoro? Questa è la domanda, una delle domande che circolano nel dibattito. Poi, se volete, vi do anche qualche dato sull'enorme produttività che aveva raggiunto Ford con la catena di montaggio. E, diciamo che la tesi di Braverman, visto che l'ho richiamato, nel 1974, schematizzo molto, mi scuso, ma insomma sostanzialmente è quella di una progressiva e irreversibile nei rapporti sociali di produzione dequalificazione, degradazione del lavoro, le chiama lui, e una degradazione complessiva della forza lavoro nonostante la presenza di temporanei e contingenti invece processi di riqualificazione di una parte della forza lavoro. Braverman scrive: la strada all'avanzamento di alcuni operai nei settori industriali in rapida crescita, insieme alla richiesta di sempre minori qualificazioni, non fanno che mascherare la tendenza secolare verso un incessante abbassamento della classe lavoratrice nel suo insieme al di sotto delle precedenti condizioni di lavoro e qualificazione. Quindi la tesi è abbastanza netta da questo punto di vista. Su questo si è sviluppato a livello internazionale tutto un dibattito cosiddetto sul processo lavorativo, con autori importanti, Barrow e altri ancora, ma io credo che, salvo alcuni studi, alcuni autori interessanti, però la critica più opportuna che sta fatta a questa tesi così definitiva di Braverman venga semmai da altri autori, cioè da una parte gli stimoli che uno dei pochi sociologi e studiosi in generale della scuola di Francoforte a rimanere marxisti, perché poi sapete i francofortesi erano tutti marxisti all'inizio e poi sono tutti diventati liberali, a parte appunto pochi, fra cui Alfred Sohn-Rethel,
che nel 1970, quindi 4 anni prima di Braverman, riteneva di vedere invece delle traiettorie differenti, cioè secondo, riprendendo poi alcuni passi molto noti del Capitale di Marx, quindi cose che Marx già aveva, diciamo così, previsto nei tempi della stesura del Capitale. Zorretel parla della crescente socializzazione del lavoro e quindi del fatto che il capitale richiede strutturalmente in realtà un lavoro sempre più qualificato. Ora uso questa espressione perché ci intendiamo velocemente, ma è ambigua, se mai ne parliamo. Comunque, quindi in qualche modo un lavoro più ricco, un lavoro che come dire, che avrebbe le potenzialità di controllare l'intero processo e quindi una socializzazione del lavoro che è all'ordine del giorno, ma viene impedita, scrive Zorretel, dagli usurpatori, cioè gli usurpatori sono gli agenti del capitale che ci costringono dentro i rapporti sociali capitalistici di produzione e impediscono che questa socializzazione potenziale diventi reale. Ma più che, cioè, una volta queste stimoli insomma, di Zorretel, che bisognerebbe dedicarci un incontro apposta, insomma, sono importanti per esempio anche gli scritti di Paola Manacorda, in particolare il suo testo del 1984, dove la Manacorda, tra le altre cose, ci dice che con l'avvento del digitale il microprocessore viene inventato nel 1973. Cioè la base per fare i computer, diciamo volgarmente, è la base di tutta la rivoluzione informatica e digitale. Nell'84 la Manacorda scrive che dalla standardizzazione delle modalità operative a quella delle modalità logiche si ha il passaggio effettivo con questa nuova disponibilità tecnologica, cioè il processo lavorativo viene comandato sempre di più attraverso appunto quello che lei chiama modalità logiche, e questo cosa significa? Che magari ci può essere più flessibilità, meno proceduralizzazione delle sequenze operative del fare lavorativo, cioè quindi di cosa è richiesto fare ai lavoratori, ma questo non implica che i lavoratori acquisiscano maggiore conoscenza sul processo complessivo. Anzi, la modellizzazione, così come la chiama la Manacorda, si caratterizza per la permanenza e anzi l'accentuazione della separazione tra ideazione e esecuzione. Quindi un maggior controllo di processo da parte del capitale, che pure magari rende possibile nello stesso tempo un maggior controllo su alcune procedure, che poi vedremo cosa significa questo, da parte della forza lavoro. Poi ci fu tutto il dibattito sulle tesi di Kern e Schumann, sempre nel 1984, parlarono i nuovi concetti di produzione, dove si immaginavano una prevalenza, una dominanza di una ricomposizione del lavoro post-terroristica con lavori altamente qualificati. Poi però alcuni di questi autori ripeterono la ricerca empirica 4 anni dopo e dissero che si erano sbagliati sostanzialmente. Quindi insomma anche lì non bisognerebbe approfondire. Nel frattempo cosa c'era stata? C'era stata la scuola delle relazioni umane, il Tommaio, psicologi soprattutto e sociologi industriali chiamati a capire come aumentare il rendimento, cioè la produttività. Anche qui ci sarebbe da starci molto, posso solo dire che giustamente la scuola dell'azione umana è stata definita, Bonazzi qui è una delle cose giuste che ha scritto, lubrificante del terrorismo, nel senso che poi sia le ricerche empiriche, il modo di farle, sia l'interpretazione dei risultati era sempre tendenzialmente funzionale agli interessi di impresa e all'oscuramento degli interessi di impresa, però è anche vero che anche quella esperienza di ricerca, di studi, ha avuto degli esiti interessanti. Per esempio, Maio ha scoperto che nelle fabbriche terroristicamente organizzate
funzionava in realtà quello che lui chiamò lavoro informale, cioè scoprì che c'erano dei gruppi di lavoratori che si organizzavano il lavoro in modo parzialmente autonomo rispetto al task, rispetto alle procedure. Questo è un elemento importante che però poi verrà meglio sviluppato da un autore poco conosciuto che si chiama Roy, il quale, soprattutto con le ricerche che fece da solo dopo che si sciolse la sua equipe, proprio chiamato, era fra quei sociologi che venivano chiamati dai capitani d'industria per capire come aumentare il rendimento. Ci troviamo subito dopo la fine della seconda guerra mondiale. Durante le guerre il rendimento cresce tantissimo, non credo di dovervi spiegare perché, ok? E il problema degli imprenditori statunitensi era: come faccio a mantenere questo rendimento finita la guerra? Perché vedo che l'output si sta restringendo, restriction of output, e quindi chiamavano, ora scusate, racconto un po' a favoletta, ma per fare presto, chiamarono in molti casi diversi ricercatori, e Roy scoprì una cosa molto interessante, scoprì che non c'erano solo comportamenti informali di restriction of output, cioè che i lavoratori, nonostante la pressione terroristica, riuscivano a fare altrimenti e quindi a produrre meno. Scoprì che alcuni lavoratori, ma non era un'eccezione ma una norma, disse lui, non era un comportamento eccezionale ma ripetuto, alcuni lavoratori garantivano l'output previsto, però facendo in un altro modo. E questo è un elemento molto importante, purtroppo poi la sociologia del lavoro internazionale non l'ha ripreso adeguatamente, salvo pochissimi casi. Perché cosa dimostra Roy? Dimostra, con questa sua ricerca empirica, che il gruppo di lavoro riesce a garantire il task, nel senso del risultato del task, cioè il livello di produzione che la direzione si aspetta, però lo fa con altre regole. E queste altre regole il gruppo se le autoproduce per soddisfare dei propri bisogni, per esempio per aumentare le pause. Allora, voi capite bene che se io dimostro che ottengo lo stesso risultato con un minor tempo di lavoro, perché mi allargo le pause, vuol dire che le mie norme, le norme che ho autoprodotto, sono più efficienti e più razionali di quelle della direzione, perché con meno tempo ottengo lo stesso output. Non so se sono stato chiaro. Okay? Questa è una scoperta formidabile, perché in fabbriche che si pensava funzionassero come Taylor aveva scritto dovevano funzionare, cioè che ogni lavoratore si atteneva al task, in realtà succedeva un'altra cosa, che dimostrava che i lavoratori erano capaci di una razionalità maggiore della razionalità contenuta nelle procedure della direzione di impresa. Ok? E fra l'altro la cosa interessante su questo è che questa organizzazione informale del fare lavorativo di questi gruppi doveva rimanere nascosto agli occhi della direzione, perché se la direzione si fosse accorta che si poteva ottenere lo stesso risultato con minor tempo, normativizzava quella cosa, cioè faceva in modo di aumentare lo sfruttamento, togliere le pause che i lavoratori si erano presi e aumentare il rendimento. Okay? Quindi erano delle strategie che rimanevano nascoste, che è paradossale, no? Perché tu fai una cosa, dimostri sei più bravo, scusatemi la banalizzazione per la velocità, però lo tieni nascosto. No, non è paradossale, perché se lo tieni nascosto aumenta il tuo tasso di sfruttamento. Okay? Però dal punto di vista, dell'identità lavorativa, della psicologia dei lavoratori coinvolti in queste cose, era una grande rivincita, cioè era anche dimostrare di essere più bravi, insomma, no? E nello stesso tempo, appunto, di riuscire a ritagliarsi degli spazi di esistenza durante il lavoro un pochino più dignitosi, meno faticosi. Ok, io il tempo l'ho finito, e, come temevo, no? E quindi, se volete, lascio poi al dibattito il discorso invece sul toyotismo, che se c'entra sul workcast manufacturing. Va bene, grazie Paolo per questo primo intervento. Mi pare che la carne al fuoco sia abbastanza.
Interessante capire che cosa succede nell'organizzazione capitalistica del lavoro, capire in che modo questa si manifesta effettivamente nei luoghi di produzione. Quindi proseguirei chiedendo una testimonianza, una riflessione a Fabrizio Portaluri, che è un operaio di produzione della grande fabbrica, appunto la Pirelli, dove diciamo le tecniche organizzative del capitalismo si manifestano con la loro capacità di ricondurre al lavoro le persone e di ricondurre a una dimensione più o meno dispotica di comando. La parola a te, Fabrizio. Mi sentite? Sì. Sì. Diciamo che sono stati toccati diversi aspetti che sicuramente andrebbero approfonditi. Io parlerò magari di alcuni, di pochi, perché sennò qua facciamo le calende greche, però appunto partirei dall'ultimo, che è una cosa interessante per certi versi, quello delle pause. Perché è vero che il lavoratore tende, quello che succede spesso, il lavoratore tende a lavorare di più, diciamo, in alcuni momenti della giornata lavorativa per accumulare più minuti di pausa. E le aziende lo sanno, e se possono sfruttare questa cosa per chiedere più lavoro poi lo fanno, però qui la questione è chi dirige la produzione, perché se ci fosse diciamo del personale che sarebbe capace di gestire la situazione, i lavoratori potrebbero rendere anche di più, perché se alla fine la gestione aziendale si aspetta che i lavoratori si comportino tutti nello stesso modo, è chiaro che poi questo non avviene. Ogni lavoratore ha delle diversità e sarebbe opportuno che che l'azienda riuscisse a capire dai propri lavoratori come possono rendere meglio, ma nello stesso tempo questo potrebbe significare anche una maggior soddisfazione da parte dei lavoratori. Perché un lavoratore, se tu sei capace un attimino di responsabilizzare il lavoratore, cosa che invece dall'altra parte questa visione non si ha, e se ci fosse questa capacità, appunto, chiaramente potrebbe avvantaggiare tutte e due le parti in qualche maniera. E il problema è che spesso e volentieri chi c'è dall'altra parte non ha questa, almeno quello che ho visto io soprattutto ultimamente, non ha questa capacità di avere una visione generale, un'intelligenza per capire un attimino come muoversi. E quindi poi ci sono dei problemi che si possono vedere. L'altra questione, secondo me, interessante è parlo dello stabilimento dove lavoro, ma penso che valga anche per altri stabilimenti, è che è vero che quello che è successo ultimamente, non da molti anni, è il fatto che l'azienda ha investito soldi, diciamo, per il controllo dei lavoratori, nel senso che oramai le aziende sanno sanno precisamente dov'è il lavoratore in ogni istante della giornata lavorativa, se è sulla macchina e se non è sulla macchina, quando va a farsi la pausa, quando esce dallo stabilimento, sanno ogni cosa, hanno investito su questo. Forse hanno investito più soldi su questo che, diciamo, sul far sì che il lavoro che facciamo noi operai sia meno pesante. È chiaro che poi queste cose qua, queste informazioni che hanno,
le utilizzano quando ritengono opportuno, non è che appena vedono che tu fai più pausa vengono lì e ti dicono, almeno io parlo del mio caso, non è che ti vengono a dire guarda che tu stai facendo più pausa, hai fatto questo, quest'altro. Loro fino a un certo momento, se comunque le cose gli vanno bene, accettano. Poi a un certo momento fanno le valutazioni del caso, a loro vantaggio chiaramente. Quindi però sta cosa qui del fatto di avere investito soldi sul nostro controllo è una cosa da tenere in considerazione. L'altra questione che poneva il professore, che secondo me è importante, è il fatto che appunto viene chiesto a noi di non pensare di fare le cose che ci dicono, senza metterle in discussione. Questo vale per noi, ma vale anche chi è sopra di noi, perché alla fine quello che chiedono spesso le aziende, che chiedono chi dirige, proprio chi è in alto, di avere degli yes men che gli dice sempre di sì. Chiaramente io ritengo che per il buon andamento dell'azienda questo non sia una cosa positiva, perché comunque poi se non hai persone che ti tirano fuori le criticità, non hai modo di crescere. È stato fatto da noi un qualcosa per coinvolgere maggiormente i lavoratori, però poi era una cosa che veniva fatta così, senza un approfondimento. Poi ci si perde proprio, a volte ci si perde per poco, perché per esempio una cosa che da noi mancava, una delle cose che mancava, a un certo punto per l'azienda è diventata importante la qualità, quindi ci veniva chiesta più qualità, di stare più attento alla qualità che alla quantità. Poi magari ci si perdeva perché non c'era una comunicazione da un reparto all'altro, e quindi non essendoci questa comunicazione poteva succedere che centinaia di coperture bisognava buttarle perché comunque non c'era stata una comunicazione. Lì manca, come posso dire, lo spirito partecipativo, lo spirito attivo da parte dei lavoratori, e lì dovrebbe essere l'azienda in qualche modo essere capace di tirar fuori questa cosa qui, ma ciò non avviene, chiaramente anche a danno aziendale. E questa è una cosa sicuramente da tener conto. Un'altra cosa interessante, secondo me, che sarebbe, vabbè, per quello che può valere, all'azienda dell'uomo che sei te, dell'etica che puoi avere, non interessa nulla. Interessa la produttività. Ma anche qua, la produttività immediata, perché se noi abbiamo dei lavoratori che per esempio garantiscono la produttività, ma nelle loro giornate fuori dalla fabbrica, addirittura all'interno della fabbrica, si drogano pesantemente, perché ci sono anche queste situazioni, non parlo solo da Pirelli, parlo a livello generale, gente che si droga, che viene lì drogata, che non è che si fa hashish, si fa anche qualcosa di più. A lungo termine queste persone non ti possono creare problemi, ma anche altre cose, il fatto che non ci sia alla fine, anzi le persone che hanno un'etica vengono messe da parte, all'azienda a lungo termine questa cosa non può provocare dei danni. Loro basta che non sia, la cosa che gli interessa è che non ci sia troppo sindacato, troppa gente che mette in discussione le loro decisioni, questo gli basta, e poi tutte le altre cose chi se ne frega, ma tutte quelle altre cose poi vanno anche a danneggiare l'azienda. Ma non parlo solo di droga, ma di tante altre cose. Se per esempio non ci si cura dell'alimentazione dei lavoratori e dopo qualche anno i lavoratori si appesantiscono tutti, diventano tutti grassi, a livello produttivo col passare degli anni questa qui procura dei danni all'azienda. Ma sembra che sì, negli ultimi anni qualcosa è stato fatto, sì, ti facevano presente dell'importanza dell'alimentazione, ma era per dire l'alimentazione adesso, ma era una cosa messa lì così, senza nessun, non cercando di impattare, diciamo, una comunicazione, una delle tante comunicazioni che comunque ti veniva fatta. Un'altra cosa che da tener conto che è successo negli anni è il fatto che quando sono entrato io eravamo quasi tutto personale Pirelli. Col passare degli anni invece c'è stata una profonda modifica su questa cosa, perché ci sono stati alcuni reparti, alcune postazioni che sono state terziarizzate.
penso alla mensa, penso a una parte della manutenzione anche, cioè manutenzione che comunque è un qualcosa di fondamentale per un'azienda, comunque in parte esternalizzata. E penso anche a un magazzino che è stato appunto ceduto all'esterno. È stato fatto questo, è stato fatto assunzione di personale interinale, quindi con diritti e condizioni diverse dalle nostre. Quello che è stato fatto, questo personale interinale per lo più senegalese, anche questo è stata una cosa studiata, nel senso che cosa gli ha garantito all'azienda? Personale straniero entrato in azienda era personale che sicuramente per certi versi aveva più voglia di lavorare. Ed è stato utilizzato anche in qualche modo per far sì che anche gli altri aumentassero il rendimento, perché quando hai delle persone comunque che più disponibili anche per la condizione che vivono, non sto dando un giudizio di queste persone perché nella loro condizione farei la stessa cosa, però è chiaro che fatto di un 20% di personale entrato in quelle condizioni ha fatto sì che comunque e cambiassero alcune cose. E quindi questa è un'altra cosa che è avvenuta. L'ultima cosa, e finisco, sul fatto dell'orario di lavoro. L'orario di lavoro proprio delle ore che fa in fabbrica, ma è anche la questione dell'intensità, nel senso che io coi turni e facendo prima, seconda notte, sicuramente il lavoro è più pesante rispetto a fare il lavoro normale. È vero che noi abbiamo delle giornate, lavoriamo meno giornate rispetto a chi fa normale, però alla fine quelle meno giornate non compensano comunque quello che ti viene chiesto in più, sia a livello fisico, a livello psicologico, a livello sociale, perché tu quando fai, io ho iniziato col ciclo continuo, poi vabbè, siamo passati a un'altra turnazione. Comunque, quando hai il ciclo continuo, tu hai la tua vita sociale che è completamente devastata. Prendi qualche soldo in più, ma hai una vita sociale completamente devastata, perché tu non hai più la possibilità di, avendo tutti i tuoi orari, non hai più la possibilità comunque di frequentare le persone che frequentavi prima, perché devi sempre andare a controllare il calendario per vedere se quel giorno puoi essere a disposizione, puoi uscire con i tuoi amici oppure no. Quindi tutta questa cosa qua è un aspetto che comunque va considerato, anche perché se un buon numero di lavoratori ormai, penso a quelle che lavora, a chi lavora negli stabilimenti di pneumatici, e molti lavoratori, non solo quelli della Pirelli, ma Michelin, ma molti altri stabilimenti lavorano addirittura col ciclo continuo. Se non con il ciclo continuo, comunque con i 18-15 turni. Quindi questa è un'altra cosa comunque da tenere in considerazione. Finisco qua. Grazie, grazie Fabrizio. Credo che dalla testimonianza emerga, diciamo, il fatto che l'attenzione verso il lavoratore in quanto persona dentro il ciclo produttivo da parte dell'azienda è un'attenzione minima o perlomeno riguarda semplicemente la funzione produttiva che l'operaio o le operaie possono svolgere all'interno dell'azienda. Mi pare anche che emergano alcune idee sul fatto che toyotismo, fordismo, cioè il problema non è tanto nella modalità, dal punto di vista del lavoratore, il problema non è tanto nella modalità di organizzazione del ciclo produttivo, ma quanto nella pressione che può essere esercitata nei confronti del singolo lavoratore da parte dell'azienda per estrarne la massima quota di profitto possibile. Questa è l'esperienza di un lavoratore nella produzione industriale. Credo che possa essere utile per proseguire questa discussione anche l'esperienza di un lavoratore dei servizi. Quindi do la parola ad Enrico, chiedendo a tutti quanti da qui in avanti di essere possibilmente
concisi nell'intervento. Grazie. Saluto tutti quelli che sono in ascolto e volevo solo accennare al fatto che quello che dirò è riferito ad anni di osservazione del fenomeno lavorativo nel settore e quindi non riunisce unicamente una realtà aziendale ma più realtà che ho ascoltato nel corso anche di riunioni estemporanee in cui si parlava appunto delle problematiche accadute. Allora, io volevo formulare una visione che può far capire a chi ascolta che noi siamo in una realtà, lavoriamo in una realtà che è indirizzata da teorie tayloristiche, toyotistiche e minimamente fordistiche. E, pur non essendo una realtà industriale come quelle accennate in precedenza anche nelle puntate scorse, ma in una realtà di servizi, servizi che sono rivolti, come potete immaginare, nel settore alberghiero all'individuo. Individuo che potrebbe essere moltiplicato nel caso delle realtà congressuali e della fornitura dei servizi per i congressi, più o meno numerosi, ma comunque quello che accennerei è al fatto che queste teorie provenienti da scuole alberghieri o corsi di managerialità che hanno seguito i nostri capi, hanno interessato e interessano tuttora quattro aspetti, quattro figure che subiscono o le direttive o le conseguenze di queste direttive. Le accenno inizialmente, poi le sviluppiamo, e sono allora la figura del lavoratore, la figura che poi si compone in alcune classi, la figura del proprietario, o che può essere proprietario come famiglia, o può essere azionista, o fondo che riunisce più azionisti, il cliente che utilizza questi servizi formulati dai lavoratori e organizzati dalla proprietà, e poi c'è un aspetto non da poco legato alla collettività. Quello che è il risultato di queste azioni, di questi interventi, di questo lavoro, ha un riscontro anche più o meno pesante anche sulla collettività. Allora, partiamo dalla citazione delle figure dei lavoratori che intervengono in questi processi, sotto queste, come ripeto, direttive teoriche che, per quanto poco io conosca, ho visto che sono sviluppate qua e là, volta per volta, nel tempo, e soprattutto le ho viste sviluppate soprattutto negli ultimi anni, nel 2018-2019, per andarsi poi affievolendosi con la pandemia per la mancanza poi di, come ben sapete, di lavoro e di lavoratori presenti sul posto di lavoro. Allora, le due figure di lavoratori che intervengono sono quelli che io ho distinto principalmente, che è composta la prima, la figura, diamo il nome della lettera A e poi c'è il nome della lettera B, ma presa a caso, per numero di lavoratori, la A è composta da individui che non vivono le proprie giornate in speranza di carriera. Sono i cosiddetti incaricati ai piani, che in prevalenza ricoprono la funzione di cameriere e facchini, inquadrati come operai. Se sono cameriere, hanno l'incarico dell'allestimento e riassetto delle camere, che nel tempo sono state dotate di ulteriori accessori aggiunti e con materiali formati da materiali difficili da pulire, che richiedono particolari attenzioni nell'uso dei prodotti detergenti dedicati, e l'attività è svolta in turni di 4 o 6 giorni
e uno o due riposi seguenti per 8 ore al giorno a partire dalle 8 del mattino solitamente. Con il lavoro in appalto, la cameriera non ha regole nel proprio turno e inizia alle ore 9 per finire alle 17.30 o nella maggior parte dopo le 5 o le 6 ore di lavoro nominale. Perché vi dico questo? Perché nel tempo, per le mode ricorrenti nell'ambito dei consulenti aziendali, si è cercato di esternalizzare il lavoro dell'albergo perché lo facevano tutti. Io ho sentito più volte anche direzioni del personale che dicevano che loro malgrado non capivano il beneficio di questo sistema, ma lo applicavano perché lo facevano i loro concorrenti, e per non trovarsi da meno o trovarsi addirittura possibilità di non essere competitivi, utilizzavano questo sistema. Un giorno, vi porto questo episodio accaduto, al tavolo dei delegati sindacali e presente la direzione della struttura, direzione del personale, in una riunione periodica è stata chiesto l'intervento di una rappresentante di una società che forniva servizi in outsourcing e una delle tante SRL che poteva fornire servizi in sostituzione al personale ai piani, soprattutto dell'albergo, nel allestimento e rifacimento delle camere. Questa persona, per presentare bene il suo prodotto, diceva che oltre a istruire il proprio personale per minimo una settimana per quanto riguarda l'attività, e quindi forniva, si poteva intuire, del personale molto capace e preparato, aveva fatto compiere uno studio da un ingegner gestionale che per una settimana sempre aveva affiancato il personale della SRL e aveva catalogato tutte le attività svolte dal personale e poi aveva fatto i suoi studi. Questo studio aveva portato alla scoperta del cosiddetto uovo di Colombo, che la cameriera nel suo lavoro di 8 ore, dopo le prime 6 ore, comincia a perdere colpi, a essere meno efficiente, a manifestare stanchezza nel suo lavoro. Non ha detto che avrebbe dovuto sostenere un momento di riposo e di recupero delle forze. No, dice, è meglio che se ne vada a casa. Questo studio ha stabilito che la cameriera è giusto che lavori 6 ore e non di più. Questa regola è stata applicata. Io l'ho vista utilizzare, in quanto un quarto delle camere di questa struttura è stato affidato a questa realtà portata avanti da questa signora, e le cameriere in pratica hanno indirettamente, cioè occultamente, incominciato a lavorare a cottimo. Dovevano presenziare per un minimo di 6 ore, poi queste 6 ore potevano diventare di più, l'importante è che loro accudissero al rifacimento di un tot numero di camere. L'ingegnere ha stabilito oltretutto che se la camera aveva una necessità di rifacimento, di allestimento media di 30 minuti, questo lavoro si poteva fare anche in 20 minuti. Lascio immaginare a voi e tutti noi, come posso immaginare, siamo clienti di alberghi più o meno nella nostra vita, e cosa vuol dire fare le cose più in fretta, tralasciare questo, quest'altro, soprattutto anche le condizioni di igiene che vengono un po' lasciate perdere se il tempo da dedicare diventa minore. Cosa succede però per la cameriera che lavora 6 ore al giorno? Che comunque i giorni di lavoro sono sempre i 22-23 al mese, ha i suoi riposi giustamente, però il suo stipendio, che è di 6 euro netti all'ora, nel mese diventa di 800 e qualcosa, 830 euro. Con 830 euro la cameriera non campa.
non può portare avanti insieme all'eventuale suo compagno la gestione di, e la, l'allevamento di figli, e quindi vi lascio pensare che questa persona con 828 euro al mese deve trovarsi qualcos'altro da fare. Quindi esce dal lavoro dopo le 6 ore, corre da qualche altra parte sperando di trovare qualcos'altro da fare e qualcos'altro da portare a casa in soldi. Perché poi tengo a precisare che queste persone, pur essendo trattate con delle remunerazioni di, molto umili, hanno da mantenere una dignità di comportamento, di presenza nel, nel luogo di lavoro, perché si raffrontano a, a clienti che pagano centinaia di euro il soggiorno di una notte, di conseguenza non possono, pur avendo diciamo le pezze nella biancheria intima, mostrarsi diciamo con delle pezze nella divisa o delle, dei problemi fisici dovuti all'impossibilità di curare una certa estetica. Questo sistema poi si riflette anche nella fascia sempre del turno ai piani dei facchini, che sono di ausilio al, al lavoro delle cameriere e quindi portano, come potete intuire, i materiali che servono all'allestimento delle camere, come del resto sono di aiuto al, all'arrivo del cliente, al trasferimento dei bagagli o a quanto altro serve nelle pulizie, nel, nelle attività anche di manutenzione minimamente per la struttura intera. Non da ultimi sono quelli che si occupano dell'allestimento del, dei centri congressi, che hanno un aspetto di movimentazione delle attrezzature, di pulizia degli impianti e dei locali, e come del resto coloro che lavorano nella, nella parte food, quindi nel, che producono gli alimenti, quindi nelle cucine, e chi le, li consegna servendoli come camerieri ai tavoli. Queste persone nel complesso, e per la moda del, della gestione del, delle strutture, sono sempre sottopagate, come sono sottopagate le persone appartenenti alla categoria successiva. Tralascio un attimo gli aspetti di trattamento della categoria che ho prima citato per arrivare alla categoria successiva, che è la parte che si occupa del, del front office, diciamo, dell'accoglienza, della registrazione dei clienti, della gestione della parte contabile, della parte delle prenotazioni, e comunque anche chi sta sopra di loro, che organizza i vari reparti, che si potrebbe immaginare dall'esterno che siano persone inquadrate nella dirigenza e quindi staccate dalle basse figure professionali. In realtà sono pagati come le figure professionali inferiori, nel senso che anche a livello di dirigenza, con grande mio stupore, me ne sono accorto e ho avuto la conferma anche di recente con le casse integrazioni, il FIS, così, che queste persone sono quadri. Il dirigente, il direttore, è, non è pagato da, diciamo, amministratore delegato di, della struttura, così, è pagato da quadro. E quindi, di conseguenza, anche questa persona non è detto che abbia le capacità professionali e di formazione che sono adeguate all'incarico della gestione di tutte queste figure che intervengono nel lavoro di un albergo. Diciamo che la proprietà deve accontentarsi, pagando poco, di avere delle persone, per fortuna, valide. È difficile comunque che queste ci siano. Quando ci sono e sono veramente capaci, restano poco e si vendono a, a chi offre di più, anche se non offre un granché di più. La parte del loro, della loro giornata la possono dedicare parzialmente anche a trovare collegamenti esterni di guadagno, e quindi dedicano meno
tempo alla struttura di quanto uno si aspettasse che venga dedicato, sia per lo sviluppo del business, sia per l'organizzazione razionale della struttura. Queste persone vengono reclutate tra quelli che compaiono a seguito di un curriculum e vengono provate per alcuni periodi, vengono reclutate tra quelle che dicono sì, come potete immaginare, ai superiori. Quindi persone che mandano giù bocconi amari in continuazione, in funzione della speranza di far carriera, di occupare a breve dei posti apicali che in realtà non arriveranno mai. Persone che ricoprono anche, che hanno fatto carriera anche parziale, ma si trovano poi bloccati a vita in una realtà da cui non possono uscire. Queste persone hanno delle limitazioni nella formazione manageriale e di conseguenza è più facile che provochino i danni anche perché interpretano maldestramente dei pensieri che non sono loro, che pensano siano della proprietà o di chi gli sta sopra. Sono persone che non hanno la preparazione anche per quanto riguarda gli aspetti che riguardano la sicurezza nell'ambiente di lavoro, quindi è facile che stimolino al maggior lavoro dei loro subalterni e questo maggior lavoro porta a un'usura, a un deperimento fisico e mentale che non viene poi considerato come aspetto negativo, ma si punta solo all'ottenimento del risultato immediato. Il personale, per farvi meglio comprendere, il personale che lavora in un albergo è un personale che posso riferire a un automa caricato a molla destinato a essere velocissimo e intraprendente, svelto nel seguire il cliente quando c'è la necessità, quando gli si presenta un pullman di 50 persone che hanno la necessità di raggiungere l'obiettivo della camera al più presto, e nel momento in cui non c'è una necessità impellente, questo personale ha un ritmo leggermente ridotto di lavoro, ma comunque deve continuare a lavorare perché non è permesso di adagiarsi in uno spazio di riposo. Quando si potrebbe intravedere una situazione del genere, il personale viene ridotto. Quindi il personale che comunque lavora è sempre un personale che lavora quasi alla media massima potenza della sua espressione del lavoro. Quando io ho sentito citare dal professor Barucci e anche dal collega della Pirelli il discorso sulle pause, sì, ho immaginato. Sì. È un lavoro che si può giustamente ottenere anche nel nostro caso, ma alla fine porta, se fosse continuato nel tempo, porta a un'usura della persona che è inimmaginabile. Queste direttive, queste tayloristiche e toyotistiche, chiaramente vanno a infrangere contro quello che è una situazione preformata negli anni della lotta sindacale dei decenni precedenti e nel buon pensare del legislatore di qualche decennio fa, che giudicava impossibili certe richieste da parte del datore di lavoro. Tutte queste situazioni vengono stravolte con il lavoro interinale, con queste società che continuano a cambiare nome annualmente, fanno sparire il capitale sociale, il capitale accumulato delle fatture che hanno incassato, e finiscono con
far sparire anche i contributi dei lavoratori. Questi lavoratori sono raramente assunti a tempo indeterminato e questo è una fortuna perché gli dà la possibilità di attingere all'erogazione di mutui se devono comprarsi la casa o avere delle speranze di migliorare la propria vita post-lavorativa. Però l'aspetto negativo è che solitamente sono cooperative che non hanno nessun scopo mutualistico per i soci, quindi per i lavoratori e chi ne fa parte, anche ai vertici. Quindi sono solo opportunità contabili per gestire anche in nero, come è successo dalla scoperta nel 2014 di una grossa cooperativa che ha evaso nella zona di Roma 1.400.000 euro. E non sappiamo poi più come è andata a finire, 62 indagati. Questa società era una capogruppo che sotto di lei aveva varie cooperative che, come ripeto, sparivano e ricomparivano con altri nomi, con gli stessi titolari nel tempo e facevano sparire dei capitali in contanti che poi servivano sicuramente anche per diventare premi per chi a quadri intermedi delle aziende sceglieva la loro attività o la manteneva questa attività nel tempo. Queste cooperative sono state poi sono sfuggite dall'attenzione dei legislatori e anche dagli stessi controlli della Guardia di Finanza per certi aspetti e quindi hanno potuto agire indisturbatamente per tanti decenni e agiscono ancora tuttora. Nonostante ci sia stata una parvenza di allentamento del fenomeno quando con il governo Renzi si è abolito l'articolo 18. Perché venendo al discorso della terza figura che è la proprietà ha pensato che comunque queste organizzazioni esterne potevano eliminare quello che era il contenzioso per quanto riguarda i lavoratori e l'azienda. Io ho rilevato anche che questo contenzioso tra i lavoratori e l'azienda veniva stimolato, veniva provocato da dei quadri dei dirigenti in quanto poi erano interessati essi stessi a lavorare di meno nel proprio ufficio perché avrebbero avuto meno personale da gestire in quell'azienda pur a parità di stipendio percepito e nello stesso tempo poi mi riferisco anche a quello che era il denaro che circolava sottobanco, possibilmente sottobanco. Queste situazioni portano a coinvolgere poi la quarta figura, che come dicevo ci sono i lavoratori, ci sono i clienti e ci sono i clienti che ne subiscono un danno, che sarebbero la terza figura, che sarebbero coloro che non hanno servizio che si aspettano, che pagano caro un servizio che non è adeguato alle loro aspettative. Il cliente viene illuso abilmente da quanto è la pubblicità, da quanto è l'informazione esterna, poi nel momento in cui raggiunge il luogo incomincia a manifestare le delusioni, sia in fase di check-in e poi durante il suo soggiorno. L'ultimo aspetto che vorrei citare è quello della collettività. Il personale è sfruttato all'esasperazione, usurato nelle sue parti anatomiche e che non ha la possibilità di riposarsi nelle 8 ore o 6 ore che svolge di lavoro, non ha la possibilità di alimentarsi correttamente in queste ore, nel momento in cui è organizzato su turni assurdamente vari, nel senso che, come dicevo, siamo caricati a molla, siamo anche come delle sveglie che vengono caricate sempre a molla per suonare e iniziare a lavorare svegliati a qualsiasi ora. Non si capisce perché deve esserci questa assurda variazione di orari che addirittura
un direttore ha voluto pubblicare in bacheca, fuori dagli accordi sindacali, e io come battuta ho detto: questo è lo stesso orario che compare nei tabelloni dell'aeroporto di Malpensa. Ogni volta che arriva un aereo, dopo un'ora, il tempo di arrivare, il lavoratore deve essere a iniziare sul turno. Assurdamente, perché chi si occupa di bioritmi, chi si occupa di sanità della vita sul lavoro, del dopo lavoro, andrebbe sicuramente a parlarne di quanti aspetti negativi. Se volete io concludo, sono disponibile poi a rispondere delle domande, ma globalmente io volevo citare questo aspetto di usura che porta in ogni caso a dei costi sociali incalcolabili, perché queste persone non raggiungeranno la vecchiaia se non rovinati nelle articolazioni, in tutti gli aspetti che riguardano anche la vita familiare, e quindi qualcuno deve pagare prima o poi il beneficio che ha ottenuto questa struttura nell'ottenere il lavoro così produttivo a basso costo. Grazie dello spunto. Grazie a te Enrico, grazie per la testimonianza. I temi toccati sono moltissimi, dall'usura del lavoro alla riduzione, alla necessità di ridurre l'orario di lavoro proprio per evitare questa usura, le questioni del reddito, la diseguaglianza, insomma la disaggregazione del lavoro attraverso l'appalto dello stesso e così via, insomma questioni che riguardano non soltanto l'organizzazione del lavoro ma proprio il rapporto di sfruttamento che adesso è connesso. Chiederei soltanto a Fabio e a Mattia se hanno qualche breve sollecitazione per il professor Barrucci, per Paolo Barrucci, perché siamo già a un'ora e mezza dall'inizio del nostro webinar, dovremmo avviarci a concludere, ma voglio lasciare a Paolo Barrucci la possibilità di approfondire il suo ragionamento alla luce di queste testimonianze, delle sollecitazioni che sono arrivate, quindi se ci sono alcuni, proprio due flash, due brevi commenti, vi do la parola in rapida sequenza. Prima Fabio, poi Mattia. Grazie. Sì, grazie Natale. Allora, i temi sul fuoco sono stati molti, sia nell'intervento di Fabrizio, quando ha parlato del tema della qualità, e quindi probabilmente richiama il toyotismo, un'applicazione parziale del toyotismo, e anche nell'intervento di Enrico, quando ci ricordava come la forza lavoro viene frammentata dall'utilizzo delle esternalizzazioni e delle pratiche di outsourcing. Quindi io penso che Paolo ci potrebbe parlare nella sua replica proprio di che tipo di rapporto di continuità e di discontinuità sussiste tra il taylorismo, il fordismo e il toyotismo. Io pongo questa questione e basta. Grazie, Mattia. Sì, io generalmente faccio fatica ad essere veloce, ci provo. Provaci, per favore. Provo, assolutamente. No, allora, io, cioè, partendo da quella che è la mia esperienza concreta, io cerco sempre di essere pratico. Noi a Milano stiamo vivendo una situazione vera e propria, una vera e propria guerra di classe. In che senso? Nel senso che in questa città si è trasformata negli ultimi anni espellendo il settore industriale e andandosi a terziarizzare, ed è una città che progressivamente, sia nelle industrie rimaste, soprattutto nella provincia, ma nella città vera e propria, ha introdotto al suo interno tutte queste pratiche di cui parlavano prima Fabrizio e poi Enrico, cioè questa flessibilizzazione massiccia del rapporto di lavoro e della vita, cioè una precarietà nel luogo di lavoro, e poi nella vita familiare e generale delle persone. Si è creato, qualcuno diceva che queste trasformazioni con la tecnologia si sarebbe creato un,
un lavoro fantasioso. Io penso che non sia così, e invece noi stiamo assistendo a un rafforzamento della parcellizzazione del lavoro, del controllo sui lavoratori, e di conseguenza ad un aumento dell'alienazione, cioè un'organizzazione del lavoro pressante che produce precarietà nella vita e aumenta l'alienazione dei lavoratori. Quello di cui parlava prima Enrico, cioè a Milano si lavora con forme di cottimo integrale, non solo negli hotel, ma nel settore del commercio, eccetera. Ci sono vere e proprio ritorno al cottimo integrale, che in Italia sarebbe anche, come dire, illegale. Ebbene, di fronte a questa situazione qua, a questa tendenza, io parlo di questa tendenza perché la vivo nell'attività sindacale di tutti i giorni, io quello che vorrei chiedere a Paolo Barrucci, al di là di tutte le critiche che possiamo fare, quali possono essere le idee per contrastare questa tendenza? Cioè, noi viviamo in una situazione dove il sindacato non ha più diritti di contrattazione perché sono appaltati al monopolio di CGIL, CISL e UIL, in cui tra la contrattazione, quando si fa, la si fa semplicemente o per peggiorare l'esistente oppure per garantire i livelli di produttività dell'azienda. Per questo io penso che CGIL, CISL e UIL negli ultimi 30 anni sicuramente si siano trasformati in agenti del capitalismo, perché se oggi la contrattazione in azienda è soltanto per far arricchire il padrone ed elargire microbriciole ai lavoratori, mi sembra che si possa utilizzare questo epiteto. E poi c'è un aumento massiccio della precarietà, che non è soltanto il lavoratore precario, il rider o quello con il somministrato, ma c'è un ricorso massiccio ai contratti a termine, che diventano una percentuale sempre più preponderante nei luoghi di lavoro. C'è un ricorso massiccio alle esternalizzazioni che si espandono, ricorso a queste cooperative farlocche, alle SRL con capitali sociali di 10.000 euro che scompaiono, chiudono, fanno ricorso, stanno all'interno di consorzi, mezzi malavitosi, che fanno queste operazioni di cessazioni, di riaperture per peggiorare le condizioni normative e salariali dei lavoratori. E quindi che cosa noi opponiamo a questa tendenza? Io la mia risposta sarebbe quella di rafforzare l'organizzazione sindacale nei luoghi di lavoro, non cadere nel tranello per cui si immagina che ci siano dei lavoratori garantiti e che siano quasi degli aristocratici e dei precari sfigati da difendere, che siano la nuova classe di riferimento, ma invece restare nei luoghi di lavoro, rafforzare la forza del sindacato per ricomporre l'esternalizzazione, per ricomporre le filiere, per tornare a dire che tutto questo meccanismo, no, di diffusione, di scomposizione dei luoghi di lavoro, dei lavoratori, delle loro condizioni di lavoro, deve essere ricomposto, e quindi c'è la necessità di una forte attività sindacale nei luoghi di lavoro, tanto più se poi questo sistema ha dimostrato tutte le sue debolezze con il Covid. Qua Milano è una città che è completamente saltata. Oggi a Milano, prima si lavorava col cottimo integrale, oggi è ancora peggio, a Milano si lavora a chiamata, ci sono interi settori dove i lavoratori la mattina vengono chiamati per andare a lavorare e non sanno il giorno dopo che cosa gli succederà. E quindi il movimento sindacale, i professori, gli studiosi sensibili su queste problematiche qua, che cosa dovrebbero fare oggi per contrastare questo sistema? Il professor Barrucci ha qualche idea in questo senso? Grazie la parola quindi a Paolo Barrucci per una breve replica, insomma, e un approfondimento, diciamo così, delle sue riflessioni. Grazie. Il microfono, Paolo. Cioè, grazie a voi, avremo bisogno di molto più tempo per discutere di tutte queste cose, anche delle sollecitazioni importanti che sono venute fuori. Io mi limito a dire questo, ovviamente in modo molto schematico, poi ovviamente sono disponibile anche a fornire un po' di bibliografia, comunque anche Fabio ce ne ha tanta. Partendo dalla sollecitazione di Fabio per arrivare agli altri interventi, quale continuità, quale discontinuità tra metodi terroristi e taylorfordisti e produzione snella? Allora, dico subito, la continuità è data da questo, che nella sostanza la separazione tra ideazione ed esecuzione, che abbiamo visto essere
l'elemento fondamentale del comando sul lavoro, quindi una necessità strutturale del comando capitalistico, rimane invariata anche nei nuovi metodi della produzione snella, ma anche non avremo modo di parlare, ma anche nella cosiddetta WCM, nel Work Class Manufacturing, che sarebbe il nuovo modello, in realtà è una nuova edizione di produzione snella che per esempio Fiat, ma anche altre aziende italiane, non solo ovviamente, sta adottando da alcuni anni. Quindi in certe declinazioni del toyotismo, come vi dicevo prima, si rinuncia, la direzione di impresa rinuncia a quell'idea taylorista che tutto il lavoro possa essere proceduralizzato. Cosa vuol dire questo? Che l'azienda formalmente, qui c'è un testo di Cerruti che consiglio a tutti di leggere su questa cosa molto importante, che l'azienda formalmente richiede ai lavoratori di agire parzialmente una loro autonomia discrezionale. Questa autonomia discrezionale deve essere agita dentro confini ben precisi e i lavoratori sono addestrati, uso apposta il termine addestrato, si usa per gli animali, perché non si può parlare di vera e propria formazione, addestrati per esempio a tecniche di controllo di qualità, posture, atteggiamenti che facilitino il problem solving, addirittura il problem setting, come si dice in questi inglesismi, cioè trovare soluzioni ma addirittura trovare idee nuove, per migliorare che? La produttività. Quindi si chiede ai lavoratori di trovare tecniche migliori per lo sfruttamento dei lavoratori stessi. Questa è l'innovazione del toyotismo. Cioè, no, benché Taishi Ono, che è l'inventore del modello, dice chiaramente l'obiettivo dell'azienda rimane quello di proceduralizzare e standardizzare, però in ogni momento storico, dato lo sviluppo delle tecnologie organizzative, degli obiettivi di impresa, eccetera, eccetera, c'è una parte di lavoro che non conviene proceduralizzare o che costa troppo proceduralizzare. Detto ancora in modo più semplice, che una parte di lavoro che dal punto di vista economico, cioè del profitto, conviene lasciare sulle alcune modalità operative, lasciare in mano alla discrezionalità autonoma, fra virgolette, del lavoratore. Perché, fra virgolette? Perché appunto, vi ho detto, è un'autonomia controllata. Quindi alla fine quello che aveva visto la manacorda a metà degli anni 80 è quello che poi è successo, cioè le nuove tecnologie cosiddette frugali del sistema delle produzioni snella, integrate con la riorganizzazione del lavoro, di cui ora non vi potrò parlare, nel toyotismo implicano questo, che si lascia una parte del lavoro formalmente richiesto non proceduralizzata, cioè non c'è un task da seguire, un compito che deve essere pedissequamente seguito. Però i confini di questa, perché autonomia controllata, i confini di questa autonomia e discrezionalità sono ben perimetrati. E spesso, per esempio, sono anche non pagati, per esempio i circoli di qualità, oggi si chiamano magari in altri modi, fin dall'inizio erano previsti fuori dal tempo di lavoro, cioè il lavoratore doveva essere stimolato a dare del suo meglio, finita la giornata di lavoro, gratuitamente per produrre e proporre idee per migliorare la produttività dell'azienda. Il punto che si pone è questo, che se, come gli stessi artefici del modello dicono, questa necessità di questo tipo di coinvolgimento fisico, psichico, mentale del lavoratore è una necessità, appunto, perché funzioni il sistema, perché funzioni la produzione, perché si arrivi al profitto, all'estorsione del plusvalore prima di chiedere il profitto, quindi la tesi è che è necessario questo coinvolgimento. La questione è come si ottiene questo coinvolgimento, e qui mi riferisco subito alle parole di Fabrizio della Pirelli, che mi sembrava ci dicesse che
anche i tentativi di coinvolgimento da parte dell'azienda erano stati più o meno formali, perché poi non c'era stato un vero interesse a portarli avanti. E mi sembra di capire dalle parole di Fabrizio che rispetto a un lavoro dove si richiede solo gli yes men, come mi sembra dicesse lui, i lavoratori preferirebbero, no, essere più coinvolti, più considerati come qualcosa di più che una macchina, e questo io penso che sia più che comprensibile. Dobbiamo però stare attenti che le forme di commitment, come dico, di coinvolgimento, che ora vengono imposte in certi settori, nel caso della produzione dei beni durevoli, automobili, eccetera, eccetera, è lampante, sono metodi che dietro l'apparenza, no, di una gestione più partecipata e democratica della produzione nascondono invece la capacità di aumentare i tassi di sfruttamento. E qui c'è l'altra questione che aleggiava, che insomma c'era anche nella relazione di Natale, cioè il problema della coscienza, no, che i lavoratori sviluppano di fronte a questi nuovi modelli organizzativi. Cioè, quanto un lavoratore può comunque sentirsi più gratificato se coinvolto in queste forme, benché alla fine sia risulti maggiormente sfruttato? Perché poi l'obiettivo dichiarato del toyotismo è quello di risparmiare lavoro. Siamo sempre lì, non è cambiato niente rispetto a Terra. Aumentare i ritmi, l'intensità, la condensazione del lavoro. Ono scrive chiaramente: il nostro obiettivo è diminuire gli sprechi, a cominciare dallo spreco di manodopera. Vuol dire che la manodopera che rimane deve lavorare di più, dando fermo a costante X la produzione in un dato momento. Okay? Quindi noi dobbiamo fare molta attenzione a tutta l'ideologia manageriale, no? A tutta questa enfasi che c'è stata in questi 40 anni sulla risorsa umana, il capitale umano, che poi è un'enfasi che dalle imprese si è rovesciata su tutta la società. Okay? Si è parlato della precarizzazione. Oggi a un giovane si chiede di rendersi occupabile. La categoria è quella dell'occupabilità. Quindi cosa vuol dire? È l'ideologia neoliberale secondo la quale ciascuno di noi è un capitalista. Non abbiamo mezzi di produzione, ok, ma abbiamo la nostra risorsa umana, il nostro capitale umano, che dobbiamo essere capaci di arricchire, investirci sopra per renderci appetibili sul mercato del lavoro. Per cui il lavoro diventa un privilegio che ti conquisti. Quindi tutto l'orizzonte marxiano, che il lavoro è una schiavitù, che il lavoro è sofferenza, le famose frasi di Marx su cosa significhi essere lavoratore produttivo, eccetera, eccetera, tutto questo viene cancellato, perché il lavoro è un privilegio che te ti devi conquistare. E quindi, al contrario, se non trovi un lavoro, se non trovi un lavoro adeguato che ti permetta di sopravvivere, beh, tu porti la colpa di questo, perché sei un fallito. Okay? Quindi c'è la stigmatizzazione del perdente, di chi non è riuscito. Quindi questa è una questione molto complicata, tra l'altro sui dispositivi di disciplinamento, così vengono chiamati in termini foucaultiani, sui dispositivi di disciplinamento che cercano di oscurare il comando e far vivere queste trasformazioni di organizzazione del lavoro come un miglioramento delle proprie condizioni al lavoratore, quindi questo elemento fortemente ideologico di ideologia manageriale, sono stati per esempio studiati nelle ricerche che richiamavo dei sociologi dell'Università di Cosenza, proprio nelle fabbriche Fiat. Quindi semmai potrebbe essere appunto un'occasione, se ne parlava prima con Fabio, se fate poi un incontro anche con loro su queste cose. E poi appunto concordo, vado velocemente verso la chiusura, interessante anche le cose che ci raccontava Enrico sulla situazione del lavoro alberghiero, perché sembra quasi, no, un affresco di quello che sta succedendo per tutta la forza lavoro, con tutte le differenze del caso, cioè appalti, terziarizzazione, lavoro interinale, quindi precarizzazione montante, individualizzazione del rapporto di lavoro. Lo scenario è mutatis mutandis
questo ovunque. Io conosco amici che lavorano in cooperative sociali che vengono chiamate 3 ore prima per andare a lavorare in ospedale. Quindi appunto la generalizzazione del lavoro è chiamata, giustamente diceva prima qualcuno, Mattia, siamo oltre all'applicazione del cottimo integrale. Quello che è il principio, no, che toyotista, che sembra dominare, no, tutte queste trasformazioni peggiorative per le condizioni materiali di esistenza del lavoratore, il principio generale che sembra attraversare e dominare tutte queste trasformazioni è, forse potremmo chiamarlo, utilizzare il termine appunto del cardine del toyotismo, che è il just in time, cioè proprio al momento giusto. Quindi io ti utilizzo come fattore produttivo nel momento in cui mi servi, quando non mi servi ti butto fuori, appena mi riservi ti richiamo, nelle condizioni minime possibili. Io devo risparmiare come capitalista, la mia prima fonte di risparmio è il risparmio sulla forza lavoro. Nel momento in cui ti uso ti devo spremere come un limone, quindi devo aumentare il più possibile i tassi di produttività. E giusto per fare un accenno, poi vi rimando magari alla lettura, fate girare un po' di materiali, sono dei saggi sul web abbastanza chiari di Tuccino, per esempio, e un altro su una rivista trovate un buon saggio di Cerruti sul VCM, e il VCM, che sarebbe questo chissà anche qui quale nuovo modello produttivo, il VCM che Fiat, che non si chiama più Fiat, che FCA sta utilizzando insieme ad altre imprese italiane, è un'evoluzione chiaramente ricostruibile senza grandi sforzi dei metodi, del studio tempo e metodi di Taylor, dell'MTM tayloriano, il TMC che fu usato nella prima fase taylorista, poi il movimento sindacale denunciò il passaggio a un TMC2, insomma sostanzialmente è un processo di razionalizzazione riattiva dopo gli esperimenti di fabbrica modulare il processo di sviluppo della fabbrica integrale in Fiat, e Cerruti appunto ci ricorda che tutto questo permette un accentramento del controllo e quindi un accentramento di quell'autonomia controllata che vi dicevo prima, un'ulteriore spinta alla proceduralizzazione in un'ottica neo-taylorista, e poi questa metodologia del VCM viene anche integrata con quello che è stato chiamato Ergo UAS, che è un sistema che si propone di definire gli standard per la misurazione della prestazione lavorativa attraverso l'integrazione di una metodologia specifica metrica di lavoro che si chiama UAS appunto. E qui dietro un discorso, anche questo è più ideologico che altro, sulla ergonomia, quindi anche sulla l'attenzione, no, alle condizioni di lavoro, eccetera, si nasconde il tentativo di sempre, cioè quello di aumentare la condensazione e la saturazione del lavoro. Tutto questo cosa dimostra? Dimostra che il capitalismo continua a essere tale e continua a basarsi su quello che già Marx aveva detto con evidenza. Il capitalismo è un'economia di tempo. Questo è un tema che riprende anche il già citato John Rethel. E quindi il tempo è la variabile su cui si giocano su cui si gioca l'estorsione del plusvalore, anche quando è nascosto come cottimo, perché il cottimo è un'economia di tempo oscurata, perché ovviamente se ti metto a cottimo io faccio in modo che tu ti autosfrutti nella logica del cottimo e che in una certa quantità di tempo tu produca di più di quello che produrresti in altre modalità. Quindi chiudo, poi ovviamente se ci sono altre domande io sono disponibile, sono qui. Che tutto questo poi dovremo collegare anche al dibattito attuale sulla importanza crescente della logistica e del capitalismo delle piattaforme,
che fra l'altro in questa fase pandemica, perché c'è tutto un dibattito, no, da costruire sui nessi fra crisi capitalistica e crisi pandemica, in questa fase pandemica queste imprese, soprattutto questi grandi transnazionali, hanno avuto un enorme aumento dei propri fatturati e dei propri ricavi, e altro che lockdown, e questa importanza crescente della logistica, del capitalismo e delle piattaforme è legata di nuovo a un altro elemento strutturale del capitalismo, che è quello della rotazione del capitale investito. Quindi questo vuol dire che la rivoluzione nelle comunicazioni e nella digitalizzazione cosa permette? Permette che il tempo di circolazione delle merci, lo semplifico un po', sommato al tempo di produzione delle merci, che insieme si chiamano rotazione del capitale, diminuisca sempre di più. Cioè questo tempo misura il tempo necessario affinché il denaro anticipato dal capitalista nella produzione si trasformi nel profitto all'interno del ciclo di valorizzazione nel tempo più veloce possibile. Più è lungo questo tempo, più il tempo della circolazione, più questo rappresenta un costo per il capitalista. Nella misura in cui io accelero la rotazione della circolazione, quindi più in generale la rotazione del capitale, io aumento la valorizzazione, cioè faccio crescere l'accumulazione. Si può dire anche in un altro modo, che per citare Gianfranco Pala, la somma dei valori creati nella rotazione del capitale e quindi anche i plusvalori, già che ovviamente al capitalista interessa la produzione di plusvalore, oltre alla produzione di valore, è direttamente proporzionale al tempo di lavoro ed è inversamente proporzionale al tempo di circolazione. Quindi devi ridurre il tempo di circolazione, devi intensificare e saturare sempre di più il tempo venduto dal lavoratore, la sua merce, forza lavoro. Quindi cosa emerge, come ricordava anche in un intervento recentissimo l'amico Pietro Basso sul web, che emerge che emerge in questa fase, ma ancora di più con la crisi pandemica, emerge chiaramente la vigenza, forse la ancora più forte vigenza della legge del valore. Nonostante sono 40 anni che ascoltiamo cantori di tutti i colori sulla scomparsa della legge del valore e sulla inapplicabilità della teoria del sfruttamento marxiano, ecco, proprio questa pandemia ci ha dimostrato, guardando le cose di casa nostra, quanto per il capitalista è essenziale l'utilizzo del fattore lavoro. Quindi le macchine non producono valore, senza i lavoratori non si produce plusvalore. Guardate l'accanimento con cui Confindustria ha costretto in questi mesi milioni di lavoratori a continuare ad andare a lavorare nonostante i finti lockdown e a prendere mezzi di trasporto insicuri, mettendo a repentaglio appunto la loro vita. Fra l'altro ci sono i primi dati INAIL sull'aumento dei decessi, molto interessanti a guardare, ora non ve ne posso parlare, ma insomma andatevi a vedere sulle concentrazioni, dove si trovano le concentrazioni dei decessi registrati in più nel 2020, è molto interessante da un punto di vista di classe. Cosa si può fare? Secondo me non ci sono molte alternative per rispondere a Mattia, cioè detto così sembra tanto semplice, ma so quanto sia difficile. È l'unica possibilità, se siamo convinti, come credo siamo convinti, che i rapporti capitale-lavoro sono antagonisti, quindi che non si può trovare nessuna conciliazione, e che quindi il collaborazionismo sindacale della Triconfederale è un gioco inevitabilmente, al di là delle intenzioni, che va a favore degli interessi del padrone. Quindi se non è possibile nessun collaborazionismo perché gli interessi sono antagonisti e lo sono strutturalmente, allora l'unica possibilità è aumentare la qualità e la potenza delle lotte. E questo significa fare ogni sforzo
non solo per produrre lotta, ma nella lotta lavorare per una crescita della coscienza di classe dei lavoratori, proprio rispetto anche a tutti i tentativi ideologici del management che cerca appunto di farci credere che siamo sulla stessa barca e che se ci rimbocchiamo un pochino di più le maniche, se ci facciamo sfruttare di più, le cose andranno meglio per tutti. Questo non è possibile e quindi rilanciare le lotte, rilanciare la fiducia nelle lotte, perché quello che la crisi della cosiddetta sinistra e la crisi del sindacalismo confederale ha prodotto è una sfiducia nelle lotte che si è unita alla individualizzazione della vita sociale, a cominciare dalla individualizzazione dei rapporti di lavoro. Ogni lavoratore si sente solo di fronte allo strapotere del padrone. Noi dobbiamo lavorare contro questa sensazione di solitudine, ma lo possiamo fare solo attivando lotta pratica, concreta. Ed esperienze ci sono, ce l'avrete sicuramente voi della CUB, io ce l'ho qui in Toscana con la lotta che si sta facendo a Prato o come stanno andando le cose nella logistica a Piacenza, quindi e poi usciamo anche da un'ottica solo nostra, no? Le lotte nel mondo ci sono milioni di contadini indiani che stanno manifestando contro le politiche agricole, il Cile è sceso in piazza per mesi contro il caro vita e potrei fare tantissimi altri esempi, quindi certo, dobbiamo aver chiaro la durezza e la forte asimmetria attuale dei rapporti di forza. Questo non dobbiamo illuderci che siamo in una fase rivoluzionaria oppure di che ci aspettano immediatamente grandi conquiste per il movimento dei lavoratori. Però non dobbiamo nemmeno avere una visione totalmente pessimistica, perché la resistenza al capitale anche nei periodi più duri ha continuato ad esserci. Si tratta di rafforzarla e io credo che le lotte per essere davvero vincenti hanno bisogno di essere unificate. Quindi il mio appello che faccio sempre è, visto che io do per scontato che la Triconfederal è persa nella sua dirigenza, non possiamo pensare di cambiare da dentro CGL e CISL e UIL, anche la dirigenza attuale della CGL è terribile, benché molti considerino il povero Landini un rivoluzionario, basta vedere cosa ha fatto a Taranto. Noi dobbiamo metterci in quest'ottica della unificazione delle lotte. Ci sono sindacati che hanno lanciato proposte di patto d'azione anticapitalista, di unificarsi. Capisco che ci sono storie diverse, tradizioni diverse, a volte anche settarismi, e che bisogna superare, non per un sindacato unico, per un patto d'azione di lotta, perché le lotte o riusciamo a unificarle o sono comunque deboli e dobbiamo unificarle sempre di più a livello transnazionale, non solo a livello europeo ma a livello internazionale, anche perché Marx e Engels avevano concluso così il loro manifesto, proletari di tutto il mondo unitevi, e perché lo sapeva che il capitale si stava unificando. I fratelli nemici, come Marx li chiamava, cioè i capitalisti, quando si tratta di fare una lotta di classe, quando il gioco si fa duro, per citare non Marx, ma un film, e i duri cominciano a giocare, i fratelli capitalisti, quando si tratta di affrontare lo scontro di classe, mettono da parte la loro competizione e si unificano, agiscono in solido contro il movimento operaio. O i lavoratori riescono a organizzarsi allo stesso livello dello scontro, o se no la lotta sarà sempre molto impari. Quindi l'internazionalismo non è una possibilità, ma è una necessità. Ok, vi ringrazio, comunque sono qui per eventuali altre domande. Grazie Paolo, siamo andati abbondantemente oltre i tempi che ci eravamo prefissi, cioè molte questioni sono state sollevate. Chiedo se rapidissimamente c'è qualcuno ha una riflessione improvvisa e geniale da aggiungere, oppure chiuderei qui sulle sollecitazioni, sugli ultimi interventi, sull'ultimo intervento che è stato ricco di sollecitazioni e ricco anche di suggerimenti. L'unificazione delle lotte è una necessità verso la quale tutti quanti dobbiamo
muoverci con grande decisione, anche la, come dire, la sollecitazione delle lotte è un'altra necessità, e questa si può basare soltanto sulla consapevolezza del livello raggiunto dello scontro di classe, anche sulla consapevolezza delle ragioni che i lavoratori organizzati possono mettere sul tavolo. Quindi, diciamo, il nostro compito come organizzazione sindacale è sicuramente quello di approfondire, lavorare ad approfondire questa consapevolezza, fare in modo che sia sempre più salda e fare in modo che si manifesti all'interno delle organizzazioni del lavoro di qualunque tipo esse siano, no? Siano declinazioni italiane del toyotismo piuttosto che, come dire, esportazione di teorie organizzative maturate altrove. In ogni caso, il nostro compito è quello di mobilitare i lavoratori, perché la contraddizione principale alla quale faceva riferimento anche Barrucci, cioè il tempo di lavoro, diventi uno degli elementi da giocare a favore degli interessi della classe lavoratrice. Quindi credo che, come è emerso da più interventi, la questione della riduzione di orario a parità di salario, le questioni che riguardano il reddito, quindi il salario, la questione della relative alla ricomposizione del lavoro, indipendentemente dai vari elementi padronali che gestiscono il lavoro in un'unica filiera produttiva, ecco, questi sono i terreni sui quali dovremo sviluppare di più la nostra azione, la nostra capacità di intervento. Ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio chi ci ha ascoltato, chi ha avuto la pazienza di ascoltarci in questa vigilia di Pasqua, in questo orario anche un po' difficile. Avremo sicuramente prossimi appuntamenti per approfondire le questioni che abbiamo sollevato con Paolo Barrucci. Raccogliamo l'invito ad affrontare il VCM con la testimonianza e con la riflessione di lavoratori lavoratori della ex Fiat, quindi della moderna Stellantis. Cioè, auguro a tutti una buona serata e ci rivediamo per i prossimi appuntamenti di mobilitazione e di discussione. Grazie, grazie mille. Grazie, buona serata. Grazie mille.